Nel Festival di Sanremo targato dal toscano Carlo Conti, firmato dal toscano Carlo Conti, c'è anche una bella presenza femminile, così lo sottolineiamo, non è importante essere belli, ma tu lo sei anche, sì, quindi grazie. Insomma, rimettiamo l'attenzione sul fatto che sei una cantante che quest'anno sarà fra gli 8 di Sanremo e vieni d'area a Sanremo. Amara, perché area Sanremo, perché questo percorso? Ma io ormai è un percorso che ho cominciato un sacco di tempo fa, no? Questa avventura è cominciata quando io avevo 23 anni e non lo so, dentro di me ho sempre saputo che sono quelle cose inconsce e ti dici ma perché? Non lo so, dentro c'è una voce silente e ti dice guarda che questa è la tua strada, cioè magari puoi partire da qua. Ho fatto il primo anno, non è andato bene, poi invece ho continuato, no? Ho continuato e mi sono presentata come autrice e ho cominciato ad avere delle qualifiche, nel senso arrivavo negli 8, io per 4 anni consecutivi poi sono arrivata negli 8. E quindi come potevo dire non torno, cioè arrivo sempre, non mi hanno mai preso nei due, però questo non voleva dire che non funzionavo, era magari che in quel momento non era il momento. Ma da questo punto di vista, quindi stavo pensando, sei fatta passare davanti diciamo una serie di Sanremo molto diversi fra loro, sì. Gianni Morandi, Stati Uniti, aveva un approccio, Fabio Fazio poi un altro, certo. E poi quest'anno Carlo Conti. C'era una volta e proprio hai detto mannaggia, io mi sentivo dover essere fra questi giovani. Ma in verità è una cosa che pensi ogni volta che non va, perché ti dici ma era il mio momento, ma io ero pronta. E invece è successo adesso e io sono stata ferma poi 2 anni. In questi 2 anni ho fatto una... ho avuto un rapporto diverso con me stessa, sono entrata proprio in me stessa, ho cercato di superare certi limiti, certe cose che non andavano. Io mi facevo domande, perché non va? Perché non va? Cioè in verità ho capito che quando una cosa non va non è colpa sempre di qualcuno, forse è anche colpa tua. Quindi quello che tu sai di te non esce, non arriva, perché? Vabbè, anche fra i 23 anni e i 30, insomma, c'è una maturazione anche artisticamente parlando. Bravissima. A livello proprio di contenuti. Brava. Però al di là della parte artistica, che è quella fondamentale, perché comunicazione, quindi tu devi capire un attimo come comunicare certe cose senza filtri, senza, e anche a livello personale, perché quando tu raggiungi comunque diciamo la pace interiore, che è una cosa così buttata lì, ma è vero, quando tu sei tranquilla con te stessa, vai in un posto e vai senza aspettative, vai senza pretese, tu stai soltanto andando lì a presentare il lavoro che hai fatto durante l'anno e la vivi in una maniera serena, chi ti guarda e ti ascolta lo recepisce e quindi magari arriva per come deve arrivare, no? Certo, soprattutto perché poi è appunto un percorso di maturazione, come dice, io questa sono. Certo, un'evoluzione artistica è anche personale. Quindi un'evoluzione artistica e personale, diciamo una maturità che noi vedremo anche sul palco del Speriamo. Teatro. Torno, me lo devi dire, non lo so. Speriamo. Vabbè, innanzitutto torni allora. Certo, quindi, assolutamente. Da fan, che comunque insomma tutto questo bagaglio, anche tutta questa formazione passata attraverso Area Sanremo, di tutto questo cosa è arrivato durante le prove, quando finalmente sei salita sul palco del Teatro Harrison? Com'è andata la prima prova con l'orchestra? Com'è andato tutto Mamma quanto? Mamma mia, roba pazzesca, se io vedo tutti questi musicisti di alto. Ma cavolo! E io mi sentivo piccolissima, no? Quindi facevo altro dire mamma mia, grazie, bellissimo, grazie. Però pazzesco, bello, era una cosa che si dice la fantasia non arriverà mai a farti vedere qual è poi la parte reale, no? Ma ha superato le aspettative perché è una roba bellissima, mi sono sentita serena, cioè mi sono sentita comunque a casa, ecco, non ho avuto paura. C'è l'emozione perché è una bella botta d'emozione, però mi sono sentita bene. Senti, a livello proprio anche, parliamo del progetto artistico, della canzone, una canzone ovviamente vive poi del nostro stato d'animo, della maturazione, come dicevamo prima, del contesto, a partire dall'inizio di Area Sanremo a quello che arriverà al Festival di Sanremo, la canzone è cambiata, si è vestita di altre emozioni, hai a livello di interprete, di parole... Tu mi parli di Cammino o di questo Sanremo? Di questa canzone proprio, come è partita e come arriverà, perché comunque insomma
è una canzone che ha anche una certa importanza a livello di emozionale. Sì, ma guarda, è partita, cioè, dentro di me è sempre la solita, perché io, cioè, in questo brano sono legata, tanto legata, perché diciamo che la prima volta che mi racconto forse in profondità. Certo. E non è facile mettersi a nudo, perché spesso si pensa che tirare fuori una parte troppo intima sia anche sintomo di far vedere una debolezza, invece io mi sento molto forte con questa canzone, semplicemente perché è verità, no? È la mia verità. Quindi dentro di me cambia soltanto, cioè non cambia niente, cambia soltanto che canterò questo pezzo e su un altro palco, finalmente all'Ariston, davanti a un sacco di gente. Magari per chi l'ha ascoltata forse prima, o anche loro che lì per lì mi hanno, prima di sapere o di sentire quello che per me era la mia canzone, forse cambierà per chi adesso sa cos'è veramente per me. Certo, magari anche avendoti appunto conosciuto, perché poi all'inizio vengono pubblicate tutte queste canzoni, uno inizia ad ascoltarle, poi mano a mano inizia a conoscere la persona, il percorso artistico. Bravissima. E allora la vesti di altro. Si veste di te, capito? Sì, esatto. Questo, vabbè, comunque le canzoni che colpiscono nel segno sono queste, magari la riascoltiamo fra 2 anni e notiamo qualche altra cosa, quindi se il lavoro è ben fatto funziona così. Speriamo. Quindi diciamo che è già un buon, diciamo, un buon risultato portato a casa da questo punto di vista. E siamo ancora prima di Sanremo. Davvero? Quindi pensa dopo. A proposito del dopo, album in cantiere, sì. come sarà il tuo dopo Sanremo? Ma io spero di cominciare a fare live, perché poi per un artista, specialmente per chi fa musica, la cosa più bella è fare live, no? Cioè, comunque sai che ci sono delle persone che vengono lì, che cantano con te le tue canzoni, che sono diventate anche le loro. Sicuramente spero che ci sarà questo. Il primo disco, quindi finalmente, un disco che ormai vive da anni, diciamo che racchiude un percorso, e quindi c'è l'inizio e la fine, no? C'è la fine del disco, quindi da come è cominciato a come poi è finito. Io dico sempre che ci siamo presi la libertà di non seguire uno standard, vuol dire che se 5 anni eri in un modo, 4 anni fa eri in un altro, 3 anni fa eri un altro ancora, adesso sei un'altra cosa. E quindi ci sarà tutto. Ogni canzone c'era il suo mondo musicale, la sua parte letteraria, la sua parte emotiva. Che poi mi piace di Amara, insomma, Erika Mineo all'anagrafe, giusto? Sì. Okay. La cosa che mi piace di te, vedendo un po' anche il percorso, è che te sembra proprio di aver fatto della formazione un punto fondamentale. Appunto, parlavi di evoluzione anche all'interno dell'album, del brano e così via, della tua maturazione, e l'hai accompagnato non solo con il percorso umano di tutti noi comuni mortali, certo, ma anche attraverso un percorso formativo che ti ha visto al CET, Aria Sanremo, e quindi comunque anche un mettersi in gioco costantemente. Sempre. Ma è la strada che diventa scuola, questa è anche una frase di un pezzo che io ho scritto appena tornata a Sanremo, dopo che avevo saputo che partecipavo. C'è veramente quello che poi vivi tutti i giorni. Io non faccio una dualità della mia vita artistica e della mia vita normale. La mia vita è questa, sì. È una vita in arte, una vita comunque normale, no? E sì, ogni cosa che fai diventa comunque la tua scuola. Se tu sai prendere di ogni cosa la parte migliore, no? Perché poi è normale che succede che qualcosa non va, ma ogni cosa ti insegna qualcosa dentro di te, per te stessa. E a me mi ha insegnato tanto. Allora, noi abbiamo finito il tempo a disposizione, però augurandoti di prenderti veramente tutta la parte migliore di Sanremo, sfida, non sfida, televoto, sì, stampa, eccetera, ovviamente noi ti auguriamo questo. Ci rivediamo sicuramente, comunque vada, sarà un successo. Ovvio. E un saluto a Fanwick. Ciao Fanwick, là. Ciao a tutti.